Siamo sotto il comune oggi perché il 7 settembre ci sarà l'udienza preliminare nel procedimento Ream Bis che vede imputati tra gli altri l'ex sindaco Fassino e altri dirigenti di CRT e Ream. Il problema è che secondo la procura di Torino, che ha svolto le indagini relative al processo, il procedimento che ha portato all'aggiudicazione finale di Esselunga per l'area ex Westinghouse, che quindi vedrà sorgere un centro commerciale sull'area, è stato viziato da modalità fraudolente, questo secondo le indagini. Il problema è che il risultato di questo procedimento, di questa gara pubblica, sarà la costruzione di un supermercato, un enorme supermercato, in un'area molto importante dal punto di vista ambientale, nel senso che è un giardino verde in piena terra con molti alberi decennali che sorgono sulla zona e uno dei pochissimi giardini nella circoscrizione 3 che ha il tasso di verde pro capite per abitante inferiore di tutta Torino. E inoltre andrà a pregiudicare seriamente gli interessi del Comala, nel senso che ci sarà un supermercato dove c'è un'aula studio all'aperto, dove c'è un'area di ritrovo per giovani, e ci sarà un enorme supermercato che probabilmente ci metterà anni ad essere costruito, con camion che passano, emissioni, rumori, e soprattutto in una zona in cui il supermercato non lo voleva nessuno perché ci sono molti esercizi commerciali di piccole dimensioni che già soddisfano i bisogni della cittadinanza. Allora, abbiamo letto gli atti, sì, abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti come Comala, come Italia Nostra e come Pronatura, perché siamo associazioni che hanno interesse nel procedimento penale, questo secondo la normativa. Quello che è emerso sono proprio le modalità che dice la procura essere state fraudolente, però di fatto emerge che i contatti tra Esselunga e il Comune di Torino, i dirigenti del Comune di Torino, cominciavano ben prima del bando di asta pubblica. E questo è quantomeno, insomma, è un dato significativo, nel senso che suffraga l'ipotesi che si siano messi d'accordo prima affinché Esselunga avesse quell'area. Chiediamo ai consiglieri comunali di formare una commissione d'inchiesta che si occupi di studiare ed indagare le modalità con le quali il comune ha aggiudicato quell'area, l'area ex Westinghouse, al comune ad Esselunga, e siamo qui inoltre per comunicare alla cittadinanza e ai consiglieri comunali e al comune che Esselunga, Comala, Italia Nostra e Pronatura si costituiranno parte civile nel procedimento penale contro Fassino. Chiediamo inoltre a Fassino di rinunciare al suo diritto alla prescrizione e di presentarsi al procedimento penale e spiegare esattamente come è andata l'aggiudicazione dell'area ex Westinghouse.